Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo una novità per quanto riguarda Amazon, perché Amazon ha rilasciato anche qua in Italia la possibilità di utilizzare lui, Amazon Luna, quello che è lo streaming gaming di Amazon, che fino adesso non era disponibile nella nostra nazione, che dal 17 di novembre è diventato disponibile. Quindi potremmo utilizzare questa tecnologia di gioco, cioè giocare a giochi da console senza avere nessuna console. Non è sicuramente una novità per quanto riguarda la tipologia di gioco, ma è sicuramente una novità per quanto riguarda il mondo Amazon. Amazon ci offre appunto questo servizio all'interno della sua Fire Stick, quindi in una Fire Stick come questa potremmo giocare a giochi che normalmente giochiamo su console tipo PS5, PS4, Xbox, quindi giochi molto molto impegnativi li potremmo giocare attraverso una Fire Stick, o potremmo utilizzare appunto questo servizio tramite PC, Mac, tablet, smartphone, cioè potremmo utilizzare in qualsiasi modo questo servizio. È un servizio che non è totalmente gratuito, o meglio, abbiamo una parte gratuita dove ci vengono dati alcuni giochi che potremmo utilizzare avendo già l'abbonamento Amazon Prime, quello che normalmente utilizziamo per il servizio di acquisti online di Amazon, mentre se vogliamo avere appunto il catalogo completo di tutti i giochi disponibili, che sono circa un centinaio, a quel punto dovremo fare un abbonamento mensile. Vuol dire che potremmo fare un mese, poi non utilizzarlo più, fare un altro mese o non utilizzarlo più, cioè non abbiamo un abbonamento continuo. Mese per mese potremmo pagare, un po' come facciamo con Disney Plus piuttosto che Netflix o queste piattaforme. Il prezzo è di 9,99 euro per poter utilizzare qualsiasi gioco in qualsiasi momento, mentre, come vedremo tra poco, abbiamo invece dei giochi inclusi nel nostro Amazon Prime, che già paghiamo normalmente, però sono pochi e ovviamente i più belli sono nel pacchetto da 9,99 euro. Però per provare il servizio sicuramente ci sta a provarlo con quello che è l'abbonamento Prime che già abbiamo. Quello che volevo dirvi ovviamente è che è un servizio che funziona totalmente tramite lo streaming internet, quindi quello che è importante avere per sfruttare un servizio come questo è la rete internet che abbiamo nella nostra abitazione. Deve essere una rete internet molto performante, perché altrimenti già di partenza sarà un servizio inutilizzabile. Però abbiamo la fortuna appunto di provarlo con quello che è l'abbonamento incluso, quindi non dovremmo pagare per provarlo. Proveremo se funziona o non funziona, quanto realmente ci si diverte, quanto realmente abbiamo bisogno di un servizio di questo tipo, utilizzando appunto i giochi inclusi nel nostro abbonamento Prime. Allora, questa applicazione la trovate direttamente nella Fire Stick, che si sarà aggiornata automaticamente, quindi tutti voi che avete una Fire Stick troverete appunto Luna all'interno del vostro abbonamento. E poi, andandoci a cliccare sopra, potremmo accedere al servizio di Gaming Cloud di Amazon. Qua sotto vedete abbiamo già una serie di giochi che sono quelli inclusi nel nostro abbonamento Prime, infatti vedete subito disponibili per i clienti Prime. Questi sono quelli inclusi nell'abbonamento Prime, quindi senza pagare niente questi li potremo provare. Infatti tra poco magari proveremo Raid 4, giusto per vedere come funziona. Dopodiché, salendo nella schermata, abbiamo sopra tutto il menu. Allora, scorrendo, abbiamo la libreria, la nostra playlist, cerca per fare una ricerca veloce, coach che è per giocare in cooperativa in locale, poi trasmissione per, se vogliamo appunto, trasmettere le nostre partite live su Twitch, e poi abbiamo impostazioni dove possiamo configurare il controller, perché dovremo andare ad associare un controller Bluetooth, che sia un controller Xbox, PlayStation, un controller generico, perché comunque la nostra Fire Stick in questo caso supporta ovviamente qualsiasi controller che si connetta Bluetooth, quindi dopo faremo anche l'abbinamento per vedere come funziona. E poi possiamo andare a configurare altre impostazioni per quanto riguarda appunto il nostro servizio Luna. Mentre se vogliamo utilizzare i 100 giochi disponibili dovremo avere Luna Plus, appunto l'abbonamento da 9,99 euro che ci viene offerto da Amazon. Abbiamo anche una prova di 7 giorni gratuita dove potremo accedere a tutto il catalogo di
100 giochi. Adesso ve li faccio scorrere un po'. Qualsiasi di questi giochi io faccia partire, potrò giocarci liberamente. Ovviamente, come abbiamo detto, molto, quasi tutto dipende dalla vostra rete internet domestica, oltre che dai server di Amazon, ma molto del lavoro lo dovrà fare la vostra rete internet. Vedete quanti sono tutti questi giochi disponibili con i 9,99 € mensili, quindi potremo fare un 9,99 € per un mese, provare, poi nel caso non rinnoviamo l'abbonamento e finisce lì, come facciamo con qualsiasi altro servizio di streaming. Vedete che sono veramente tanti, ovviamente se ne aggiungeranno altri. Questo è il servizio, appunto, Luna. Adesso proviamolo in azione. Proviamo Ride 4, un gioco di moto molto rinomato della Milestone, che è specializzata come software house nei giochi di moto. Ovviamente questa non è l'ultima versione di questo simulatore di guida, però questo è incluso nel pacchetto Amazon Prime. Come vi ho detto, è possibile utilizzare una Fire Stick, un PC, un tablet, uno smartphone, qualsiasi dispositivo ci darà l'accesso a utilizzare Luna di Amazon. L'unica cosa, se avete un Mac, Safari non è supportato, quindi dovrete utilizzare Chrome se volete giocare appunto a quello che è l'applicazione Luna di Amazon, perché Safari perlomeno attualmente non è supportato. Allora, per prima cosa però, per giocare dovremo andare ad associare un controller Bluetooth. Ovviamente si fa una volta, si fa la prima volta, poi non lo dovremo più fare, quindi andiamo nelle impostazioni della nostra Fire Stick, entriamo nell'ingranaggino, quindi scendiamo, andiamo su dispositivi, a questo punto ci clicchiamo sopra. Qua dovremo andare a cliccare su controller di gioco, mentre sul nostro controller dovremo andare a cliccare con il piccolo tasto che troviamo sul controller, in questo caso Xbox è qua dietro, quello che è il pulsante per l'associazione Bluetooth. Quindi adesso io l'ho già cliccato, infatti vedete che lampeggia molto veloce il LED Xbox. Vado a cliccare controller di gioco, ok, aggiungi nuovo controller. Perfetto, allora Xbox controller, seleziona questo controller dalla lista per associarlo. Ed ecco, vedete che adesso Xbox non lampeggia più e il controller è associato. Dispositivo Xbox Wild Controller è ora connesso. Questo con un controller Xbox, ma possiamo utilizzare qualsiasi controller Bluetooth. Amazon ha fatto anche un controller Luna dedicato appunto al suo servizio, ma non è indispensabile comprare quello. Se invece non ne abbiamo già uno, possiamo comprare quello o utilizzare qualsiasi controller noi volessimo, anche quello PlayStation. A questo punto torniamo nella nostra schermata principale, entriamo in Luna, andiamo su Ride 4. A questo punto dovremmo andare a fare gioca ora, ed ecco che inizia il caricamento. Server del gioco trovato, appunto perché i due problemi saranno dovuti ovviamente al server di Amazon, ma anche alla nostra rete internet, anzi molto probabilmente di più alla nostra rete internet. Allora, il gioco adesso è in avvio, il controller è attivo, infatti vedete che la Xbox non sta più lampeggiando. Abbiamo tutto l'intro, per come se avessimo gioco fisico, anche se in realtà non l'abbiamo. Ok, premi un pulsante qualsiasi, adesso vado a cliccare col tasto del controller, infatti vedete che tutto funziona correttamente, perché adesso non utilizzeremo più il comando della nostra Fire Stick, ma utilizzeremo il controller all'interno appunto di Amazon Luna. Facciamo una prova giusto per vedere come funziona e come si comporta il gioco, un avvio semplice. Questo è il gioco, come abbiamo detto, quello che è la grafica e la giocabilità è dovuta tutto alla rete internet che abbiamo, quindi la qualità grafica può migliorare o peggiorare in base a quello che è la rete internet in questo momento. Ovviamente adesso sto guidando da una posizione veramente critica qua davanti, però vedete come dal punto di vista del controller tanta roba, non è super reattivo, quindi non abbiamo grosse difficoltà. È come utilizzare una console. Ovviamente quello che andrà a cambiare sarà la fluidità del gioco, quindi la grafica e anche il frame rate, che tutto gira intorno, come abbiamo detto, alla nostra rete domestica e ai server di Amazon Luna
o Luna Plus nel caso dovessimo avere un abbonamento dedicato. Ok, direi che posso smettere perché tanto da questa posizione non riesco minimamente a guidare. Ovviamente tutti i tasti del controller funzionano come se avessimo il gioco fisico, quindi possiamo cambiare la visuale di guida, possiamo andare a configurare quello che sono i tasti, cioè tutto come se avessimo il gioco in una console o in un PC, anche se realmente noi non l'abbiamo. Allora, direi che possiamo tornare adesso nella nostra schermata principale, quindi qua vedete possiamo tornare a esci dal gioco e qua dovremmo lasciare un feedback se vogliamo, quindi dare un nostro voto a quello che è appunto il servizio, perché è un servizio nuovo qua da noi, quindi è in sviluppo, quindi questi feedback sicuramente per Amazon sono importanti. Quindi torniamo adesso, vedete che ci suggerisce ogni volta l'abbonamento Luna Plus, la versione a pagamento con la versione gratuita da provare per 7 giorni, che poi ovviamente dopo i 7 giorni, nel caso volessimo, potrà diventare a pagamento a 9,99 € al mese. Allora ragazzi, questa è la novità di Amazon appena arrivata, Luna, questo servizio di cloud gaming che sicuramente non è una novità per quanto riguarda la tipologia di servizio, perché aveva iniziato Stadia che poi è fallito miseramente, e poi comunque abbiamo quello che è Xbox Game Pass che nella versione Ultimate ci dà la possibilità appunto anche del cloud gaming. Costa di più di quello che è Amazon Luna Plus, perché quello che è invece Xbox Game Pass costa 14,99 €, però il catalogo è nettamente superiore a questo. È un servizio di Microsoft che c'è da anni, quindi molto molto testato dal punto di vista appunto del suo utilizzo, e per quanto riguarda il catalogo giochi non c'è paragone, sia come numero di giochi disponibili che la qualità dei giochi disponibili. Su quel catalogo abbiamo veramente gli ultimi arrivati, abbiamo veramente di tutto, abbiamo le esclusive Microsoft, cioè abbiamo qualcosa che all'interno, almeno ad oggi, di Luna non abbiamo. Ci sono quei 5 euro di differenza, ma secondo me Luna dovrebbe costare meno di 9,99 € per avere, diciamo, un senso, perché sennò va a perdere veramente, diciamo, il senso di esistere, secondo me, rispetto a Xbox Game Pass, perché quei 5 euro per quanto riguarda il catalogo Microsoft sono niente, quei 5 euro in più, perché stiamo parlando di giochi di altissimo livello e proprio tutti gli ultimi arrivati, cioè veramente tanta tanta roba che qua non ci siamo da quel punto di vista, anche se con il discorso Luna abbiamo il vantaggio che potremmo utilizzare una Fire Stick per giocare in cloud, mentre per quanto riguarda Xbox Game Pass con questa potremmo farlo facendo dei magheggi, andandogli a installare l'app Xbox Game Pass. Io ho fatto un video dedicato, magari ve lo lascio qua sopra nelle schede così potete andare a guardarlo, per utilizzare la Fire Stick con Xbox Game Pass, però bisogna un po' smanettare per installarci l'applicazione, mentre questa Luna la troviamo già direttamente installata, anche se noi non facciamo niente, ce la troviamo installata nella Fire Stick, mentre gli altri metodi di utilizzo, smartphone, tablet, Mac e PC, lì senza problemi potremo utilizzare sia Luna che Xbox Game Pass senza nessun problema. L'unico vantaggio appunto rimane la Fire Stick per chi vuole utilizzare questo servizio di cloud gaming, che è veramente comodo utilizzarlo all'interno della televisione senza fare niente e abbiamo subito tutto disponibile. Però sicuramente la versione Prime, quella inclusa nel nostro abbonamento che già utilizziamo per il servizio di consegne, direi che si può provare tranquillamente, non ci costa nulla, bisogna solo collegare un joypad Bluetooth, che sia questo o qualsiasi joypad generico che si collega a Bluetooth, e possiamo provarla tranquillamente. Anche per utilizzare Fortnite la si può utilizzare, quindi direi che la versione base si può provare, la versione di 7 giorni gratuita si può provare, quella da 9,99 € si può provare anche lei, magari per un mese giusto per vedere, però sicuramente per quanto riguarda tutto il catalogo giochi Xbox Game Pass batte Luna 10-0, anche se costa un pochino di più. Quindi ragazzi, se questo è un mio video in cui vi ho portato
portato questa novità per quanto riguarda il mondo Amazon, che si aggiunge a tutti i servizi che già abbiamo dati da Amazon, quindi Amazon Luna o Luna Plus per il cloud gaming. Vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime e spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test o una novità come questa. Ciao e al prossimo video!